sono mai piaciute né le furbizie e tantomeno i furbi. Ho sempre pensato che ci diamo delle regole perché tutti le rispettino. Il rispetto delle regole è fatto per difendere i deboli e non per difendere i forti, i quali sono talmente spesso talmente potenti che si infischiano delle regole. Questa caratteristica di farsi le regole da sé, che quando non piacciono si devono cambiare, è stata propria della legislatura Berlusconi. Fra le cose che abbiamo maggiormente contestato al berlusconismo è quello che lui ha sempre voluto cercare di sottrarre se stesso e i suoi amici alle regole che invece valgono per tutti i cittadini e per tutti i comuni mortali. Ricordiamo in questo senso numerose leggi ad personam, ma chiamate anche leggi vergogna, leggi di cui ci si deve vergognare perché sono leggi di salvataggio sua personale o di suoi amici. Tra queste leggi vergogna ci sono quelle a carattere generale, come per esempio la riduzione dei termini di prescrizione. Cosa vuol dire? Che in una situazione di giustizia che trova difficoltà ad essere efficiente, a rispettare i tempi, la riduzione ulteriore dei tempi di prescrizione fa sì che i delinquenti, almeno quelli che riescono ad avere avvocati che fanno protrarre per le lunghe i processi, riescono a farla franca. Invece, sempre in quella stessa legge, l'aggravamento dei termini di recidiva era fatto per bastonare ancora di più i poveri cristi, i poveri disgraziati. Un'altra delle leggi ad personam era quella che prevedeva che le persone assolte in primo grado, che nei confronti delle persone assolte in primo grado non potesse essere proposto appello dal pubblico ministero, il che evidentemente riguardava specificamente Silvio per un caso che aveva avuto e si voleva evitargli che avesse un processo di appello. Un'altra più clamorosa e la prima che c'era stata era stata quella della modifica della normativa nel falso in bilancio, che erano destinate a far sì che venissero punite molto meno severamente le falsificazioni dei bilanci, i quali, come ricorda Antonio Di Pietro, sono la pistola rispetto alle corruzioni, perché le società che vengono favorite da rapporti di corruzione con la politica devono poter dare le tangenti, e queste ovviamente, siccome non le possono scrivere chiaramente sui libri contabili, devono poterle falsificare. Quindi evidentemente l'attenuazione estrema delle sanzioni in questo caso, con previsioni di non punibilità, favoriva tutto questo intreccio perverso tra politica ed affari, che invece a molti di noi e a molti cittadini non va proprio giù. Tutto questo voglio dire per una ragione, per dire che Italia dei Valori è stato forse l'unico partito che ha presentato proposte di legge per l'abrogazione delle leggi vergogna. Io stesso ne ho presentato diverse, una che riguarda i termini di prescrizione, l'altro che riguardava l'abrogazione della legge che diceva che chi veniva assolto in primo grado non poteva essere poi chiamato in giudizio in grado di appello. Per fortuna, di fronte all'inerzia del centro-sinistra, ci ha pensato la Corte Costituzionale, che ha dichiarato questa norma costituzionalmente illegittima e quindi ha ripristinato la situazione preesistente. Ma soprattutto mi voglio soffermare sulla proposta di legge sul falso in bilancio, con la quale non solo propongo e proponiamo, perché questa proposta di legge è stata sottoscritta anche dal capogruppo e da tutti i componenti di Italia dei Valori, ma noi riproponiamo il ripristino della situazione preesistente rispetto alla modifica Berlusconi.
prevediamo delle ipotesi aggravate, come è avvenuto in America. Vorremmo vedere alla resa dei conti quello che sarà, perché fino ad ora nessuna delle leggi vergogna è stata abrogata e sull'ordinamento giudiziario ci sono stati interventi parziali. Noi incalziamo continuamente e costantemente il centro-sinistra affinché il centro-sinistra non faccia come faceva Berlusconi.